Amici di Anime Click, ben ritrovati qui sul nostro canale Twitch. Comincia la nuova settimana. Queste sono le ultime volte che sentirete questa sigla cantata dai Tafka e da Mayumi. Alla fine di questo mese arriverà la nostra nuova sigla. Quest'anno faremo in modo di arrivare un po' prima di Lucca, in modo che vi possiate abituare appunto a quella che sarà il nostro tema, anche perché sarà molto, molto, molto in linea con proprio il mood di Anime Click. Quindi, assolutamente. Riprende però questa settimana una rubrica a cui sono molto affezionato perché, appunto, quando ho iniziato a fare live, l'ho sempre spiegato, volevamo andare un po' fuori dal coro, cercare di parlare di cose per quel che ci riguarda, cioè divulgazione, e parlare anche di non solo di manga e anime, ma appunto di libri, per esempio, e di saggi che ne trattano. Sono sempre molto pochi. Ora stanno diventando molti di più. Però ecco, appunto, a maggior ragione facciamoli conoscere perché. Così le persone sanno come indirizzarsi quando vanno in libreria. Ora vanno in libreria per comprare i manga, però ecco appunto ci sono anche libri che parlano di manga, come il libro che ha fatto Mara Famularo. Ciao e benvenuta. Situazione Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, grazie. manga è il tuo libro che è uscito da poco. Quando è uscito? Il mese scorso, vero? Se mi ricordo, Sì, a fine agosto. esatto. E dicevamo libri che parlano di manga. Questo è un pochino assolutamente un buon inizio, quello che facciamo per riprendere un pochino questa rubrica, perché il tuo libro è proprio forse quello che possiamo definire l'entry level per chi vuole conoscere questo mondo. Sì, in effetti è stato pensato proprio come un'introduzione, come dire, il più completa possibile per quanto riguarda il quantitativo di argomenti, ma anche sintetica. E, diciamo che è stata pensata per i genitori degli adolescenti che leggono i manga e i genitori vogliono capire di che cosa si tratta. Ecco. Io quando vado in libreria sono sempre molto curioso, anche perché quello è un mondo completamente alieno ancora, ora molto meno. Fortunatamente trovo anche tante persone molto molto preparate all'interno della libreria, però ecco, lì trovi proprio quel tipo di pubblico che si trova lì, il famoso normalone, no? Perché nelle fumetterie pure ci sono, però nella libreria ne trovi sicuramente di più, perché comunque queste persone non sanno neanche dell'esistenza delle fumetterie. Ma ti dirò Vanno di più, in realtà l'anno scorso mi è capitato di incontrare tanti, diciamo, persone affettuosamente normalone anche a Lucca Comics. Sì, sì, E no. mi Ci ricordo proprio stanno. un giorno, ho avuto proprio una conversazione molto gradevole con una coppia di signori che erano lì perché avevano accompagnato il figlio con la fidanzatina e stavano lì, erano anche, diciamo, molto contenti della situazione perché poi le giornate sono state splendide l'anno scorso, però ecco, non sapevano cosa fare, dove andare. Perché ovviamente il figlio con la ragazzina erano andati a fare i loro giri e loro, ma che è tutto bello, è tutto colorato, però non sappiamo bene cosa fare. Sì, perché molti vanno alle fiere per farsi la passeggiata. Stessa oggi una mia collega mi dice: ah, oh, ma tu che sei quello lì che si occupa? Fortunatamente una volta tanto non mi ha detto delle anime, perché sembra sempre che tu sei uno che sta là alle pompe funebri, capito? Che ti occupi delle anime, no? Anime, Lo dice bellissimo. mia madre anche. E no, tu dici tu che sei del settore, che ci vai sempre a Lucca Comics. Questa è una mamma, non ha mai aperto un fumetto, vuole portare i bambini piccolissimi. Ho detto: no, ma dove vai? Cioè, non sono i È un bambini po' sono piccoli. non è un'esperienza che poi diventa bella se i bambini sono troppo Più piccoli, che per altro da nessuno. muoversi da Roma per andare fino a Lucca senza assolutamente possibilità di alloggio, perché lì adesso la situazione è disagevole da questo, se ti muovi adesso. Però ecco, le fiere anche sono un luogo dove il famoso normalone va là, anche perché comunque attratte dai colori, attratte dai cosplayer quasi sempre. Sì, che poi sono sempre una vetrina molto colorata e anche, diciamo, che attrae giustamente perché appunto se uno non ne sa nulla e vede addirittura dei ragazzi e delle ragazze che si travestono da quei personaggi, che poi fabbricano in casa tutti i pezzi di quel costume, uno si incuriosisce, dice, ma perché? Perché non c'era a Torino, io e Mara ci siamo conosciuti proprio poi al Salone del Libro, che fino a poco Sì. tempo fa tutti non pensavamo potesse essere una delle location ormai diventate più importanti anche dal punto di vista editoriale per quanto riguarda il fumetto giapponese. Eppure ormai lo è.
E a maggior ragione lì ancora un pubblico diverso, no? Un pubblico, Sì. diciamo, settato sull'editoria, quindi non è il classico pubblico da fiera, eppure lì c'è tutto un pubblico da alfabetizzare che si sta alfabetizzando. Sì. Insomma, sì, diciamo che questo libro è nato proprio con questo scopo, introdurre a chi non ne sa nulla o ne sa poco o magari come me si ricorda che c'erano i cartoni animati e non si spiega perché adesso tutti si travestano da personaggi che sono chiaramente giapponesi ma che non sono Lady Oscar, quindi chi saranno mai? Sì, ricordo assolutamente quando uscì la nuova edizione di Lady Oscar di J-Pop, quella con il box che è stata super reclamizzata perché Lady Oscar sono quei, appunto, ci sono dei personaggi, dei fumetti e dei brand che travalicano proprio il settore manga e sono ormai iconografie pop riconosciute. E ovviamente le signore di una certa età della via andarono a comprarsi questo box perché era Lady Oscar. Ci rimasero malissimo e lessi tutta le loro sfilze di recensioni negative su Amazon, dove dicevano perché c'è un errore, è stato fatto ribaltato, perché è stato fatto così, è fallato, perché ancora tanti non sanno effettivamente che i manga giapponesi si leggono al contrario. Certe cose che sono per noi normalità, per un determinato pubblico che ora sta scoprendo questo tipo di medium, perché ne parlano i giornali, perché li leggono i loro figli, è qualcosa di alieno, nonostante non sia poi in realtà sconosciuto, perché come dicevi te, molte persone si ricordano quando erano piccole e si guardavano Lady Oscar, Giorgi, che ne so, Lucy May, cioè tutte queste cose Sì, che sì, i sì. miei Sì, nazionali di pallavolo, se tu dici queste cose, la gente se le ricorda assolutamente, però magari non sa che è un manga. infatti poi un po' diciamo, il percorso che ho cercato di seguire è appunto questo, cioè dal momento che non stiamo parlando delle nuove scoperte di fisica quantistica, ma stiamo parlando di cose che, bene o male, in Italia sono arrivate da diversi decenni. In realtà, secondo me è proprio interessante, portare a galla il fatto che sono cose con cui noi familiarizziamo da tanto tempo, anche se non ce ne rendiamo conto. E quindi, diciamo, anche il percorso poi degli argomenti è strutturato in questo modo, cioè si comincia proprio cerco di cominciare proprio ricordandomi, ma i manga quando sono arrivati, cioè che cosa abbiamo vissuto, che cosa abbiamo visto, anche un po' quali erano le abitudini di lettura e di intrattenimento dell'Italia della fine degli anni 70 e poi come si è evoluta la cosa in Ritorno relazione a quel ai periodo là, questo e quel periodo là ha fatto danni, ecco perché uno poi pelato alla mia età sta ancora qua a parlare di cartoni animati. Però manga. è stato un momento Sì. fondamentale che ci è entrato dentro proprio a livello culturale ed è Sì. stata anche la tua esperienza, no? Tu stavi proprio, me lo stavi dicendo dietro le quinte, tu vivevi comunque in un paese un po' piccolino e lì i fumetti Sì. arrivavano. Sì, io sono originaria di un paesino della Basilicata, dove adesso, tra l'altro, quest'estate ci sono tornata e ho incontrato un sacco di ragazzini che leggono i manga, quindi è stato bellissimo vedere. Sì, adesso se ne può parlare tanto anche qui. Persino qui. Invece quando ero bambina, quando ero ragazzina, non, diciamo, non c'era una libreria, quindi io non avevo mai avuto accesso, questa cosa la confesso appunto nella prima pagina, io ho letto il mio primo manga a 20 anni, però ho familiarizzato con quell'immaginario perché essendo nata nell'82, da bambina passavo tutti i pomeriggi guardando i cartoni animati. Quindi, Hai fatto l'esperienza classica che fa comunque il fan medio, diciamo, di sì. lunga data, perché effettivamente poi ricordiamoci che i manga arrivano seriamente verso la fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, prima Sì. arrivavano prettamente sopra le riviste come Corriere dei Piccoli, come appunto i libri della Fabri, di Candy Candy, dove c'era anche Lady Oscar, però non c'era l'idea che fosse un manga. Quindi in realtà noi, fondamentalmente, due, tre, quattro generazioni di fan sono cresciute con i cartoni animati. All'epoca si chiamavano così, nessuno me Sì. lo può negare. Quindi, cioè, però, ecco, con quell'immaginario basato appunto sulla cultura giapponese,
perché comunque riempiva le televisioni private, ha riempito il palinsesto Mediaset voluto dalla Valeria di Manera. Quindi noi fine degli anni 70 fino a tutti gli anni 80 e poi proseguendo per i 90 abbiamo visto praticamente ogni sorta di tipo di animazione giapponese come evidentemente mai nessuno nel mondo. E tra l'altro io mi ricordo che i programmi contenitore, siccome erano pensati per bambini e per bambine, mescolavano ovviamente serie pensate per serie di combattimento con le serie sentimentali, con i drammi, quindi c'era anche questa cosa bella che magari se non ti piaceva una cosa, poi il cartone che cominciava dopo era quello che ti piaceva, quindi però te li vedevi tutti e due perché quello c'era. Ah beh sì, assolutamente, non c'era lo streaming e poi soprattutto molte volte c'erano anche, come dico spesso, le sigle che ci piacevano, al di là se ci piaceva o no il cartone, quindi alla fine la sigla te lo faceva piacere. Quali Sì, erano i sì. cartoni animati che ti piacevano di più di quell'epoca? Allora, io come ti accennavo prima, non amavo moltissimo le storie strappalacrime, quindi i vari Candy Candy, Giorgi, me li sono guardati perché appunto c'erano, però non mi facevano impazzire. Su Lady Oscar già era un po'. Beh, Era già un per la po', avventura. era già più, c'aveva un piglio volitivo, quindi andava già un po' meglio. Quindi preferivo in genere le serie dei combattimenti. Mi piacevano i robottoni, mi piaceva Mazinga e mi piaceva tanto Starzinger. Non so se Ah, te lo ricordi. come no. E quello era proprio uno dei miei preferiti, tant'è che io poi all'epoca, vabbè, avevo le Barbie, avevo trovato il modo di vestire la mia Barbie come la principessa Aurora, perché avevo anche rimediato un casco rosa, quindi ero felicissima. Mi Questo piaceva. in barba ai target, come dico spesso, perché ora è normale che le ragazze guardino lo shonen, che anzi, gli shonen sono indirizzati anche al pubblico femminile, abbiano eroine femminili. Però ecco, all'epoca in realtà, oltre ad essere visti un po' male i cartoni animati giapponesi, le ragazze dovevano vedere le cose per ragazze. E invece no, Sì. c'erano tante ragazze che sono cresciute vedendo comunque tutto, e crescendo Sì. magari vedendo Mazinga, l'uomo tigre, cioè, ne sono parecchie. Poi ovviamente c'erano i cartoni sportivi, quindi Mile e Shiro, Mimì, preferivo Mimì questa volta che era più drammatico, c'era la Ti passione. piaceva tutto Poi quello che Holly hai dovuto e portare, no? Benji. Sì, no, mi piaceva questa cosa della sofferenza, invece Mile e Shiro era tanto che pensavano tanto anche ad altre cose, Poi invece a me piaceva proprio giocare a pallavolo, quindi. hai mai scoperto che era reale tutto quello che è successo a quelle poveracce, che era basato su una storia vera, quella della nazionale No, giapponese? non l'ho mai scoperto, ma non mi sorprende. Sì. Le famose streghe d'Oriente, quegli allenamenti erano veri. Quindi c'era molto dello spirito giapponese che poi alla fine poi uno ritrova nei manga. Sì, no, ripeto, è stato un periodo che fondamentalmente ha formato 4, 5, 6 generazioni e questi sono alcune volte anche i genitori dei ragazzini di oggi molto giovani che si approcciano al manga. Quindi in realtà il manga, questo oggetto sconosciuto, non lo è più di tanto perché molte persone scoprono adesso che Lady Oscar era un manga. Che lo Sì, stesso esatto. Giorgi era un manga, insomma, che c'erano dei fumetti perché quelli erano trasposizioni del fumetto. E quindi a maggior ragione, non, cioè, in realtà c'è solo da accendere, diciamo, la spiegazione di qualcosa che comunque è già insita, penso, Sì, nella maggior parte delle persone nate tra gli anni 70 e 90, no? poi appunto si tratta appunto semplicemente di ricordarsi di abitudini che bene o male in quegli anni avevano tutti, quindi che dopo la scuola ti guardavi i cartoni, bene o male, se eri nato tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 e anche gli anni 90, diciamo, Sì. facevi quello. E quindi anche i giochi che poi facevi a casa con gli amici, che c'erano degli amichetti che collezionavano le statuine dei Cavalieri dello Zodiaco, e quindi poi magari si giocava anche a quello. E quindi anche se poi si tratta di persone che non hanno poi letto i manga o che hanno solo letto Jiro Taniguchi, che quindi è un graphic novel e quindi sembra una cosa diversa, in realtà non lo è.
Si tratta solo appunto di recuperare delle cose che sono già nel proprio vissuto, appunto mettendo insieme il ricordo di quando mi guardavo gli e Benji con in libreria ho visto che c'è il graphic novel di Jirō Taniguchi ed è disegnato benissimo e parla di Venezia. Semplicemente mettere in correlazione queste due cose per scoprire, tra virgolette, un'evidenza, cioè che il manga può essere tante cose. E siccome può essere tante cose, secondo me è impossibile che una persona non trovi almeno un manga che gli Assolutamente. piace. Qual è stato il tuo primo manga, quindi, a 20 anni? Il mio primo manga a 20 anni è stato Jirō Taniguchi, L'uomo che cammina. Perché? Ah, vedi, cioè, una cosa leggera. Cioè, subito il primo manga questo, a 20 anni, insomma. Sì, ma in realtà perché io all'epoca appunto avevo 20 anni. Erano i primi anni del 2000, bene o male, e un po' di più di 20 anni. Avevo scelto di. Stavo studiando storia dell'arte, avevo chiesto al mio professore una tesi che riguardasse il fumetto. Poi alla fine mi sono occupata di un altro tipo di fumetto, però siccome sentivo di essere un po' ignorante, ho cominciato a leggermi storie del fumetto di tutti i tipi, in tutte le salse, i manuali di Scott McCloud, come funziona il linguaggio del fumetto. Cioè, ho cercato di avere una preparazione generale e lì ho detto, vabbè, non posso ignorare anche il fumetto giapponese, anche se non c'entra con la mia tesi, che era poi su un fumettista tedesco che ha pubblicato negli Stati Uniti. E quindi ho cominciato a leggere lì L'uomo che cammina. Tra l'altro, all'epoca, siccome erano i primi anni del 2000, c'era il fenomeno graphic novel, wow, allora il fumetto può essere una cosa letteraria. C'erano tantissime pubblicazioni sui giornali, tantissime collane, i classici del fumetto. E appunto questo Giro L'uomo che cammina era proprio uno dei classici del fumetto di Repubblica. Si è fatto E un quindi approccio importante perché comunque Jirō Taniguchi purtroppo non è conosciutissimo ed è un peccato, però ecco, effettivamente secondo me per una persona adulta è sicuramente un ottimo approccio, soprattutto perché ha comunque sì. ha letto soprattutto fumetto occidentale, perché è inutile dire, sono due mondi che assolutamente possono coincidere, perché io per esempio leggo anche fumetto occidentale. Però magari per chi è abituato a fumetto occidentale, quindi comics o anche fumetto europeo, magari cominciare a leggere manga, soprattutto se Sì, magari sì, sì. appunto è comprato. Invece Jirō Taniguchi accontenta tutti, no? Esatto, sì, si mette d'accordo tutti. Vedo che qualcuno che ci sta seguendo si ricorda appunto della collana dei classici di Sì. Repubblica. Sì, c'era di tutto, veramente, dalle storie di Spider-Man a Jirō Taniguchi, a Corto Maltese. Era diciamo un'operazione interessante, ecco. E poi insomma, per farla breve, dopo che mi sono laureata ho fatto un corso di editoria perché mi interessava lavorare nel mondo editoriale e da lì poi sono riuscita a fare uno stage in Magic Press. E ovviamente in realtà avevo scelto Magic Press perché io all'epoca, non è che mi sia passata, però all'epoca ero innamoratissima di Sandman e Ah. quindi Magic Press pubblicava Sandman in quel periodo. Ho detto no, io voglio troppo andare a fare lo stage lì. E però in quegli anni Magic Press stava inaugurando anche una collana di manga yaoi. Sì, era l'inizio. In realtà stava anche pubblicando Giorgi, Pollon e poi c'era una collana di manga yaoi e quindi da lì poi RG Veda pure hanno Sì. pubblicato e da lì infatti ho detto ma io questo stile di disegno me lo ricordo, ah perché c'erano i cartoni che mi ero vista così e quindi da lì poi esatto, Nanako SOS. Ma pure questo, Eroica, che era della Eroica, Genesi. Eroica, Venus Wars, nell'anno in cui ho lavorato sono più o meno uscite queste cose, soprattutto poi di Pollon ero super contenta perché era un altro di quei cartoni che da bambina mi piacevano parecchio. E poi da lì ho
ho un po' riscoperto quel mondo, ho detto, oddio, ma è vero, queste storie mi piacevano tantissimo, questo universo mi è sempre piaciuto, ci sono cresciuta, forse è il caso che gli dia più spazio nelle mie letture. E poi da lì, insomma, un po' per lavoro, che ho avuto la fortuna comunque di lavorare anche in altre case editrici di fumetti, un po', diciamo, perché questa passione cercavo di coltivarla, sono diventata collaboratrice di Fumettologica, poi da lì ho cercato sempre di affiancare all'entusiasmo di lettrice una ricerca, cioè un Un costante approccio, diciamo, studio. più professionale e da studioso, diciamo. Sì, ma anche proprio per contestualizzare quello che leggevo e che mi piaceva. Questo sempre un po' forse lo devo ai miei studi di lettere e storia dell'arte. Mi ricordo, c'era un professore di critica letteraria che diceva: quando tu leggi una cosa e ti piace tantissimo quella cosa, devi affondare e capire perché ti piace e capire che risonanza ha anche fuori, diciamo, di quello che è il tuo gusto. E quindi poi è bellissimo perché oltre a leggere un manga che ti piace, così hai il pretesto per scoprire anche qual è la storia, in che modo è nato quel manga, quindi qual è anche la storia dell'autore o dell'autrice, qual è stata anche la storia editoriale, perché molto spesso anche le storie editoriali sono super Esatto. affascinanti. E questo che dico, alla fine il tuo libro, secondo me, si adatterà benissimo a quello che esce il no nostro il mese prossimo, che è Sì. Super Manga, dove praticamente racconteremo di 101 manga la storia degli autori, per esempio Pollon, l'autore, il fatto che lui comunque si ubriacava, se ne doveva andare, parleremo tantissimo anche di questo. Quindi, secondo me, i due libri praticamente sono uno complementare dell'altro, perché tu approfondisci quella parte, diciamo, che pure noi abbiamo messo nella prima parte, ma per gioco forza abbiamo fatto molto più sintetica, diciamo, quella proprio di entry level per capire il medium manga e anche un Sì. minimo anche per raccontare certe cose che magari non tutti sanno della serie. Adesso tutto sembra fico, no? Del manga, è tutto bellissimo, tutti che flexano i loro manga, ma una volta erano visti come qualcosa di negativo, no? Brutti, sporchi e Sì. cattivi, come dici te. Sì, sono delle letture, diciamo, che non bisogna fare, sono Porno, immorali. io mi ricordo che dicevano che erano porno. Sì, no, poi è veramente è stato bello quando appunto, sempre per cercare di dare come dire, una panoramica più chiara, ho approfondito l'argomento appunto delle critiche ai cartoni animati e ai manga giapponesi, leggendo bene Mazinga Nostalgia di Marco Pellitteri, che lì c'è proprio tutta la raccolta. Ovviamente lui attinge anche ad altre pubblicazioni che avevano raccolto tutti questi articoli. Ed è molto bello vedere come, anzi, proprio in Mazinga Nostalgia si dice proprio questa cosa. In realtà la polemica sui fumetti ha anticipato un po' tutte le polemiche sterili e inutili che vengono fatte adesso su qualsiasi cosa. Cioè, c'è questa tendenza a polarizzare il discorso. No, sono totalmente negativi, fanno schifo, sono diseducativi, senza poi però un minimo di curiosità cercare di capire. Sì, però a me sembrano diseducativi, però perché piacciono ai ragazzini, perché piacciono ai bambini? Sì, anche interrogazioni ai parlamentari. Fatto per Sì, Goldrick, poi ricordiamoci anche la vicenda di Sailor Moon esattamente quasi 20 anni dopo. Questo per dire. ma perché poi appunto, siccome era un argomento, come adesso, era un argomento che, come dire, toccava sul vivo l'opinione pubblica perché si trattava dei bambini e dei ragazzi, quindi, Bambini. esatto, quindi i giornali, diciamo, calcavano anche un po' la mano senza poi dare prospettive nuove. Gli unici e le uniche a dare delle prospettive che arricchivano il dibattito erano invece le voci che erano a favore. Esatto. Per esempio, mi ricordo Esatto. uno dei tanti c'era Gianni Rodari che dice: vabbè, però forse se piacciono ai bambini ci sarà un motivo, cioè cerchiamo di capire.
Un altro grande esperto di letteratura per l'infanzia, Ermanno Detti, dice: sì, vabbè, si dice che nei manga si usa la violenza, però in qualsiasi avventura, in qualsiasi fiaba, l'eroe a un certo punto compie un gesto che ha della violenza. Senza la violenza non c'è la storia, quindi non è il fatto che sono violenti, è il fatto che noi non capiamo perché piacciono ai bambini. C'era un fatto che forse molti non capivano, che forse all'epoca non potevi capire, che era appunto il problema che noi guardavamo dei cartoni che erano indirizzati ai bambini, che fondamentalmente non erano per bambini, perché Esatto. erano studiati per un pubblico un po' più grande, mentre da noi invece venivano sparati come, perché erano cartoni animati, quindi dovevano essere visti dai bambini, come se ci fosse, non ci fosse differenza fra un Doraemon, per esempio, o appunto il Vabbè, quello perché sicuramente Tigre. era un po' acerba anche, diciamo, la società italiana, i fumetti, gli albi illustrati, i cartoni, siccome sono disegnati, di default erano considerati per un Perché pubblico. venivamo al fatto che comunque eravamo abituati ad Hanna-Barbera, la Disney, i cartoni animati erano. Ma guarda che questa mentalità purtroppo c'è ancora oggi, eh. Sì, un po' sì, Vediamo un po' sì. intanto. La stessa alcune volte, purtroppo anche a livello cinematografico, io mi trovo a vedere anime che comunque sono destinate a un po' tipo Belle, comunque serie o anime che comunque sono destinate a un pubblico un po' più grandicello, e i genitori che ci portano i bambini perché fondamentalmente è un cartone animato. Gli stessi esercenti molte volte li mettono agli orari di cartoni animati nel pomeriggio. Sì, c'è ancora un po' di confusione. Poi secondo me c'è anche un problema che è un po' parte sempre della mentalità italiana, però sulla quale anche tanti editori di libri per bambini e ragazzi si stanno battendo, cioè il fatto per cui se una lettura, se un prodotto televisivo è per bambini, deve essere didattico e deve essere educativo e deve essere una cosa che però non deve parlare del mondo reale, cioè in Il realtà non famoso è. spiegone che c'era nei cartoni animati americani, tipo i Men, che pure c'era un minimo di violenza, alla fine c'era sempre lo spiegone finale. Non so se ti Sì, ricordi, sì, sì. questa cosa nel cartone animato giapponese non potrebbe mai esistere, però noi siamo cresciuti con l'idea che quella era il giusto, no? E invece no. Sì, è un po' un pregiudizio che in realtà pesa su tutta la letteratura per l'infanzia. Adesso c'è comunque un po' di apertura, anche perché è una grande stagione della letteratura per l'infanzia in Italia, un po' in generale. Sì, Esatto, dei dicono pure Griffin. che sì, esatto, anche Griffin era così, Però ma quello anche Simpson fondamentalmente all'inizio, è anche l'inizio. Simpson Ora sono all'inizio, considerati come South serie Park televisiva. Pure all'inizio. Sì, adesso è un po' più sdoganata questa cosa che i Simpson cartoni alla animati fine. e i fumetti possono essere anche da grandi. Sul fatto che i fumetti possono essere anche da adulti, secondo me è stato fatto, diciamo, c'è stato appunto nei primi 2000 il boom dei graphic novel, è stato fatto un grande lavoro, in particolare da alcuni editori come Coconino Press, che è nato proprio in quegli anni. C'è stata proprio un po' un'alfabetizzazione. No, guardate che i fumetti possono anche essere per adulti e soprattutto possono anche essere delle letture allo stesso livello dei romanzi. E poi Quindi, oltretutto è uscita attenzione. la generazione che aveva cominciato a leggere i fumetti, è diventata più anziana, giustamente, ha cominciato a continuare a comprarli, quello sicuramente. Sì, beh, però secondo me i graphic novel hanno guadagnato anche lettori che prima non leggevano i fumetti. Perché per il fatto che io vado in libreria e accanto ai romanzi trovo il graphic novel, mi sembra che comunque sto leggendo una cosa che non mi allontana tanto dalla mia comfort zone, che è la letteratura, cioè che comunque è una signora Certo. comfort zone. Quindi allargarsi anche al graphic novel, io poi detesto l'espressione letteratura disegnata, perché no, il fumetto è fumetto, non c'è bisogno che lo chiamiamo in un altro modo, però diciamo questo slogan comunque indubbiamente ha funzionato ed è stato positivo poi perché ha Sì, ampliato il diciamo che è un pubblico. barbatrucco per cercare di far passare quello che in realtà già è, perché nel senso un fumetto Sì, vuol dire un è un fumetto. barbatrucco, però sai che c'è, finché funziona, certo non va fatto come dire, con malizia, però se poi alla fine ha funzionato non importa. In realtà in Giappone esiste, sono le light novel di cui noi ogni tanto cerchiamo di spiegare, che sono appunto dei romanzi disegnati dove
sta la parte romanzo, però è stile manga, proprio la sceneggiatura. Sì, però poi diciamo con letteratura disegnata l'idea era proprio di paragonare il graphic novel Sì. a Guerra e Pace, per dire, quindi. No, assolutamente. Senti, nel tuo libro tu spieghi esattamente che cos'è, la tecnica manga, lo stile manga, e soprattutto a questo punto mi viene da chiederti, come è possibile, perché in questo momento è innegabile, poi purtroppo da chi dall'altra parte nega questa cosa, ma i dati di fatto sono questi. Il manga piace, è il tipo di fumetto che in Italia in questo momento ha più successo. Non lo dico io, sono l'ultimo dei fessi, lo dicono i numeri, perché gli editori questi dati non li fanno sapere, ma tramite appunto le classifiche dei libri e tutto quello che ormai arriva anche dal mondo editoriale, di vendita proprio, è evidente che comunque il fumetto, al di là appunto di quello che è la letteratura per l'infanzia, che può essere per Atunes, il fumetto che ha più successo è il manga. Questo non solo in Italia, ma in questo momento a livello mondiale, se pensiamo che vedendo la classifica dei fumetti americana, in questo momento 9 titoli su 10 e alcune volte 10 su 10 sono manga. Cos'è che in questo momento fa preferire il manga come fumetto, come stile, come medium? Cioè, ai ragazzi piace, chi è che lo legge, perché piace? Allora, appunto, ci possono essere ovviamente vari motivi. Secondo me, una parte importante del perché adesso la gente si sta innamorando dei manga con dei numeri più sostanziosi è perché comunque proprio il tipo di racconto che il manga offre è particolarmente immersivo e ripeto, poi non lo dico io, lo dice Scott McCloud in una delle sue tre monumentali opere su come capire il fumetto. Cioè, il manga offre, il fumetto è sempre un mix di immagini e parole, questo ovviamente è la base, però nel manga, per il fatto che le immagini hanno una stilizzazione particolare, il testo in genere non occupa tanto spazio, a differenza poi anche di tanti fumetti seriali statunitensi che sono molto parlati. Insomma, lo stile del racconto del manga fa sì che tu ti senti proprio lì, ti senti proprio trascinato dagli eventi, ti senti insieme ai personaggi. E questo secondo me Io la chiamo fa fame, tanto. l'empatia che hai verso il personaggio che forse in realtà non è un supereroe, ma essendo che i manga praticamente raccontano miliardi di storie, esistono almeno due o tre storie dove noi ci immedesimiamo, no, col personaggio o comunque con uno Sì, dei personaggi. certo. Poi è ovvio che molto spesso anche nei manga gli eroi hanno delle doti straordinarie, fosse anche soltanto la loro determinazione nel fare una cosa, io ne vorrei anche solo un decimo a volte. Però ecco, fanno un percorso, no, di crescita più delle volte. Tu non ti trovi davanti a eroi che sono già Superman, Batman, Sì, certo. invincibili. Magari Cioè, molte volte poi sono il proprio fatto che comunque personaggi. il manga, ci sono, come dire, appunto c'è questa narrazione così immersiva, poi ci sono storie per ogni tipo di lettore, quindi ci sono anche protagonisti di ogni età, quindi è più facile immedesimarsi. Magari se sono una lettrice adolescente mi immedesimo più facilmente in Sailor Moon, che è una ragazzina come me che va a scuola, piuttosto che in Wonder Woman, che è una dea, una semidea. Quindi c'è più D'accordo, questo mi identificazione. piace tanto My Hero Academia, il personaggio parte che è un nerd sfigatissimo che non ha neanche un potere, tra l'altro, quindi c'è questa immedesimazione, però come al solito c'è il famoso cammino dell'eroe che fa molto Bushido ed è classico giapponese, che però ecco appunto, ritorniamo a quanto ci siamo imbevuti noi di cultura di questo tipo, dei cartoni animati, dove già all'epoca, no, se tu vedevi appunto i cartoni animati sportivi erano tutti così, da Mimì Sì, sì. Yuhara che doveva prepararsi, si doveva allenare sempre di più. Ah, Rolly e Benji, il pallone è il mio migliore amico, alleniamoci per tutta l'amicizia. Tu ti immedesimavi in quelle storie come oggi ti immedesimi nei manga, penso che sia questo il grande successo. E poi c'è un'altra cosa che a me è sempre piaciuta, e questa me la ricordo anche nelle storie magari più avventurose,
E poi sì, poi magari riprendiamo un commento che sembra proprio interessante, è che comunque nel manga c'è spesso un momento in cui tra un'avventura e un'altra, tra una tragedia e un'altra, il personaggio fa una cosa normale, tipo prepara la cena, si siede a mangiare, piega il futon, non lo so, A questa cosa scuola di con il biscotto quotidianità. in bocca. Oppure bellissime quelle tavole dove non succede niente, dove ci sono personaggi che si sdraiano e guardano cadere i petali di ciliegio. Cioè, è bellissimo anche questo raccontare il niente, che c'è tanto nel fumetto giapponese. C'è È addirittura una un delle cose che genere anzi, che è il forse c'è. slice of life, che è appunto Sì, quello sì. di raccontare la quotidianità, raccontare la storia. E ci riescono perché ci sono storie intere. Noi addirittura abbiamo fatto proprio 10 manga slice of life perché ci sono storie intere che raccontano la quotidianità, Sì, la ma normalità sì, di alla fine anche Sunny che è un super persone. Sì. capolavoro, cioè non succede niente in Sunny, sono loro che vanno a scuola oppure fingono di andarci e che poi litigano nella casa famiglia dove vivono, però c'è Le tu, c'è in quel mangiatelle niente, che ho letto è Our Little Sister, che ci ha fatto un film anche Koreeda, dove racconta la quotidianità Kamakura di tre ragazze, del fatto che loro erano comunque orfane perché non avevano più genitori, e la vita di queste tre ragazze, le loro difficoltà dalla vita sono ovviamente di varia età, quindi uno si può immedesimare nella ragazza che va al liceo come nella Sì. ragazza che lavora e si deve mantenere anche tutta la famiglia, ed è una Sì, storia bellissima. sì. E poi appunto volevo, c'è cioè, appunto uno degli ascoltatori che ha fatto un commento interessante di dicendo che forse anche il fumetto francese si può avvicinare al manga come varietà e quantità, come insomma, come punto di forza. Allora, secondo me, questo magari può essere vero per la mia esperienza che ho del fumetto francese. Io però non sono una super esperta, ho letto solo alcune cose. Secondo me, però, nel fumetto francese c'è anche per il formato, che in genere sono albi molto grandi, c'è sempre una cura molto, molto particolare per il disegno. Spesso appunto le tavole possono contenere anche fino a 9-12 vignette, hanno dei disegni molto dettagliati, molto, molto curati, il che rappresenta poi diciamo, un ulteriore motivo di fascino del fumetto francese, però questo poi presuppone una lettura comunque diversa, meno, come dire, meno vorace del manga, perché, oddio, c'è questa tavola dove mi ha ricostruito questa cittadina futuristica meravigliosa, io però voglio proprio vedere bene come è fatta e quindi in ogni vignetta c'è il dettaglio, quindi sicuramente. Almeno per la mia esperienza di lettrice, il fascino del fumetto francese c'è, è fortissimo, però non è, non, cioè non, come dire, non mi scatena una lettura così veloce e compulsiva come il manga, ecco, perché è un po' più ritmato. Poi spesso i fumetti francesi sono anche molto parlati. Invece, voglio dire, trovare un manga tanto tanto parlato è un po' difficile, non ce ne sono tanti. Ultimamente Anche stanno prendendo anche loro questa piega, Però però sì, è un po' più raro, diciamo. sì, sicuramente il fumetto francese ha una ricchezza che gli viene proprio da una tradizione, proprio sull'albo illustrato, che è proprio diversa dalla nostra ed è molto molto più ricca. Io sì, giustamente. Su questo concordiamo, Albrecht, quello sicuramente. Senti, Mara, ma invece i tuoi generi preferiti, ora che appunto ti sei fatto una cultura manga a tutto tondo, di solito c'è sempre una predilezione. Io rimango sempre, sono un appassionato di fantascienza in tutte le sue forme, rimango sempre nella fantascienza e anche un po' nell'horror zombie, queste cose qua, per quanto riguarda la mia vita da normalone e il slice of life. I tuoi generi preferiti? Allora, i miei generi preferiti. Allora, faccio una piccola premessa. Siccome quando ho lavorato al libro è stato un po' difficile per me fare un discorso di generi letterari, perché un'altra delle cose che
Ecco, un altro dei punti di forza del manga è che hanno una capacità di meticciare i generi, di meticciare gli spunti. Comunque, che non ci appartiene tanto perché noi siamo più quelli che, oddio, però se faccio un manga storico devo fare una ricerca, se faccio un fumetto Loro storico sono devo fare capaci che un manga una storico diventa anche di fantascienza e diventa anche di ricerca. Esatto, e questa SF. è una cosa bellissima. Quindi partendo da questo presupposto ho provato a raggruppare i filoni di manga in base ad altri criteri e dopo aver fatto questo lavoro di studio mi sono resa conto, ah però tutto sommato sono questi i miei preferiti, insomma i miei preferiti sono quei manga che sono più, che hanno l'aspetto di epopee, Ah, quindi tipo. dove ci sono tanti personaggi. E dove ci sta uno scontro che sembra impari e che poi alla fine va a finire bene. Quindi tutti i vari Capitan Harlock, ma soprattutto i miei preferiti sono i fumetti di Naoki Urasawa. Ora lo confesso, infatti spero di vederlo almeno da lontano a Lucca, visto Benvenuta che nel club. ci sarà. Sì, infatti dire adoro Naoki Urasawa è come a dire vabbè, ti piace la pizza un po'. Sì, no, Però diciamo che siamo in parecchi, io sono mai nascosta questa cosa, quindi assolutamente, anche perché comunque anche io poi ho ripreso il manga, in realtà io sono sempre stato molto appassionato di animazione, questo non lo nego mai, cioè rispetto al manga l'animazione per me ha sempre avuto un fascino maggiore e non l'ho mai negato. Il manga l'ho dovuto scoprire, l'avevo già letto, io ho iniziato con Berserk, con Capitan Tsubasa, questi classici di allora. Però per un periodo l'ho lasciato e poi fondamentalmente il grosso, quando poi dopo mi sono riavvicinato a questo mondo, l'ho recuperato in maniera cospicua. L'approccio e la conoscenza di Naoki Urasawa è stato sicuramente, che ti posso dire, quello che è stato Gurren Lagann per il mio secondo innamoramento dell'animazione, perché era sempre che. A un certo punto io vidi Gurren Lagann, che era fondamentalmente un grande richiamo agli anime della mia epoca, però in salsa moderna. E stessa cosa quando lato manga io mi sono rinnamorato completamente, perché in realtà non era un rinnamoramento, è stato un innamoramento iniziale proprio con i manga di Naoki Urasawa che io ho amato visceralmente, perché io ovviamente ho iniziato a rileggermi tutti i manga della mia infanzia, Ken il Guerriero, altre. Ma quando ho scoperto Naoki Urasawa, penso che in parecchi, poi ovviamente anche tutta la generazione di adesso, comunque sotto influenza, stanno scoprendo ed è uno Sì, di questi. infatti tornando alle famose classifiche di vendita, è stato bellissimo che appunto quando sono usciti i vari volumi di 20th Century Boys della riedizione, io ho pensato però che bello perché secondo me questo se lo stanno comprando sia persone più adulte sia lettori più giovani, perché veramente è una di quelle cose che mette d'accordo un po' tutti. Vabbè. Sì, diciamo che più che Rocky Joe, che a un certo punto aveva avuto un richiamo incredibile, sempre lato influencer, che però è un manga che va contestualizzato, Naoki Urasawa si adatta un po' più a tutti. Poi capisco che magari per un giovanissimo è un po' più, diciamo, un po' meno impattante rispetto magari a una persona più adulta che può capire tutti i riferimenti pop dell'autore. Però ecco, sono opere che appunto possono Ma avvicinare tanto da poi tutti. sono riferimenti che poi si colgono alla terza lettura tutti quanti, Sì. Perché perché poi lì beh, badi alla cioè. Però adesso ecco. l'obiettivo è ci sono i ragazzini che stanno leggendo i manga, una va in fumetteria, l'altro giorno l'ho visto una marea di ragazzi veramente giovani fiondarsi su Berserk, che forse non era proprio la lettura più indicata, e i genitori parecchio spaesati. In realtà Sì. poi i genitori possono scoprire appunto che ci sono letture che possono interessare anche loro, cioè possono interessare persone dai 35 anni in su, che il fumetto appunto non è per bambini. Quello che leggono i loro ragazzi in realtà sarebbe anche interesse loro, in modo da sapere, perché io mi meraviglio che per esempio molte persone vanno lì e comprano per esempio boys love un po' più spinti e cose del genere, perché questi non sanno cosa stanno comprando ai loro figli. Quindi magari anche interessarsi e scoprire che magari un boys love può interessare anche a loro non sarebbe una cosa scandalosa, anche perché sono fumetti appunto nati per essere letti da tutti. In Giappone io vedevo il salaryman di 50 anni leggersi One Piece, capito? Sì.
Vabbè, poi One Piece è pure un'altra, probabilmente un'altra saga che metterà d'accordo più generazioni, perché effettivamente è cominciata quando eravamo ragazzini noi, e sta continuando mentre sono ragazzini due generazioni successive, quindi probabilmente sarà un po', Allora, come secondo dire, te, Santa Barbara del manga, ecco. il live action di One Piece, oppure questo tipo di operazioni, possono aiutare ad avvicinare al mondo del manga? Perché ora stiamo scoprendo che gli americani, guarda caso, adesso vogliono fare live action, essendoci comunque corto di idee, inutile nasconderlo. Lato intrattenimento, gli americani ormai anche i film con i supereroi stanno un po' perdendo colpi, e lo si vede, anche io li vedo tutti, e francamente ormai hanno anche un po' stancato il pubblico, secondo me. Però Ma forse hanno stancato il pubblico più adulto. Io, andando a vedere l'ultimo Black Panther, ho fatto questo pensiero, ma forse adesso il target del Marvel Cinematic Universe non sono più io, ecco perché non mi piace più. Quindi forse anche un però po' quello. secondo me in realtà appunto il successo del manga anche in America è il successo della live action di One Piece, perché può piacere o non piacere, ma se visti in 86 paesi più di Stranger Things un motivo ci sarà, evidentemente queste storie piacciono. Può essere questo l'inizio magari di un nuovo approcciarsi, di un nuovo ulteriore boom dovuto al fatto che comunque quella che è un'industria esponenziale come quella americana finalmente si accorge che i manga hanno storie interessanti e magari se le trattano come si deve, escono pure dei bei prodotti. Guarda, secondo me, io ne sono quasi sicura, un po' lo spero, un po' ne sono, cioè secondo me le cose andranno a finire così. Io spero e mi auguro che il manga diventi, diciamo, come dire, il punto di ispirazione per dei prodotti veramente belli come lo sono stati i romanzi. Quindi, nel senso, live action non nella misura in cui io cerco di trasporre anche un po' passivamente quello che è il manga, ma io spero, mi auguro che ci saranno dei registi, degli sceneggiatori, anche delle produzioni che prenderanno coraggio e vareranno dei progetti dove il manga diventa il punto di partenza per un prodotto nuovo che è bello e che ha valore da solo. Ora, per esempio, il film su Joker che c'è stato, che appunto è uscito qualche anno fa, alla fine, volente o nolente, è stata un'operazione di questo tipo. Noi finalmente non raccontiamo per la 20.000.000esima volta come Batman è diventato Batman. Non raccontiamo proprio come l'abbiamo letto nei fumetti la genesi di Joker. Raccontiamo una storia che si ispira a un fumetto, a un personaggio dei fumetti, così come in passato abbiamo raccontato una storia che si ispirava a un personaggio della mitologia o a un personaggio di un romanzo. questo è più E duro da secondo prendere me. dei fumetti, soprattutto quelli manga, perché loro vogliono sempre tutto uno a uno. Se tutto non è uguale, non c'è il naso di Usopp, allora è un problema. E invece no, quello che dici te è importante. L'importante è ispirarsi al mood, alla storia, anche al personaggio, e sinceramente tutto questo poi fa parte di un universo narrativo che parte dal manga e può arrivare anche a un film. Sì, cioè secondo me lo step sarà proprio che il manga è il punto di partenza per opere per cinematografiche o anche serie live action, che però non sono semplicemente live action, cioè non è che io me la vedo perché mi piace il manga e allora mi piace talmente tanto che vabbè me lo vedo pure se non mi piace, Certo. ma proprio delle cose che saranno belle a prescindere e che anche gente che non legge One Piece possa apprezzare, come ci fu prima di Joker anche il film Logan su Wolverine. Quella era una cosa spettacolare, quello era un western esistenzialista. Poi vabbè, parlava di Wolverine, però cioè, che bello era quel film, Sai super cos'è? È super. che molti si scordano che le cose cringe, le cose imbarazzanti c'erano anche per i fumetti occidentali. Cioè, Ah, il primo sì. film di Capitan America, i primi film dei Fantastici 4, che ne so, ci stava, oppure la serie di Batman di Adam West. Io lo amo, ce l'ho anche in Blu-ray, ma ora lo vede un ragazzo di oggi e dice: ma cos'è sta stronzatissima Sì, cosa? Quella sembra un po' una pagliacciata, in effetti. pagliacciata. Quindi, ovvio che pure il manca, cioè, ripeto, manca è il modo con cui ti approcci al prodotto. Secondo me, se hanno fatto i fumetti con i supereroi,
che sembravano impossibili una volta, ci sono tanti manga che possono essere benissimo trasposti. Non c'è questo vincolo, anche oggi, soprattutto, che abbiamo enormi possibilità dal punto di vista degli effetti speciali. Poi è sempre comunque il tipo di storia che tu racconti, perché tu racconti una storia come quella che hai detto su Joker, in quella maniera la potenza comunque è enorme. Sì, posso solo, ho visto No. che c'è sempre un'altra domanda E interessantissima noi li da portiamo. Quando è una Albrecht. domanda da appassionato non laureato in storia dell'arte, capita spesso di trovare collegamenti, riferimenti a opere d'arte figurativa, anche occidentali. A me sinceramente sì, anche se molto me lo perdo per un'approfondita conoscenza dell'arte giapponese. Ma io, allora, intanto penso se mi viene qualche esempio. Vabbè, intanto, molti mangaka studiano arte figurativa, studiano pittura d'olio all'università, quindi sicuramente se non ci sono citazioni, come dire, palesi, comunque qualcosa dei loro studi inevitabilmente resta loro anche nel loro lavoro di mangaka. Ora che poi ci sono sicuramente dei titoli, delle storie in cui gli autori si ispirano magari proprio a determinate ambientazioni, a determinate immagini viste nei musei, magari proprio, ora per esempio sto pensando alle varie artiste del gruppo dell'anno 24, comunque molte di loro poi fecero il viaggio in Europa, quindi tante delle loro ambientazioni europee, dei vari Il cuore di Thomas, erano proprio stimolate dal fatto che erano state in Europa. Ora, per esempio, un esempio non so se può essere, diciamo, adatto proprio alla domanda. L'anno scorso mi è capitato di intervistare l'autore di The Girl from the Other Side, Ma dai. e lui raccontò proprio che quella serie lì era nata da un'immagine che lui aveva visto di un'illustrazione europea, e in effetti poi da un punto di vista dello stile il suo disegno è molto europeo. Poi per quanto riguarda le influenze della storia dell'arte giapponese, ora confesso che anche io non sono una super esperta di arte giapponese, però un po' ricostruendo anche le origini del manga, in realtà quella stilizzazione che poi ogni autore fa sua, la rivede in termini personali, molto spesso comunque viene da molto lontano. Per esempio, appunto, io studiando questa cosa non la sapevo, ho scoperto un sacco di cose che magari voi sapete già, però in effetti il fatto che nei manga, anche nei Battle Shonen, molto spesso i due contendenti si presentano in maniera pittoresca, quella era una cosa del kabuki, del teatro kabuki, che nei drammi dei samurai, i samurai che erano poi nel teatro kabuki, si utilizza un trucco molto vistoso e c'è uno stile di recitazione molto, molto poco naturale. Tutte quelle cose poi sono comunque arrivate al manga. Ora è ovvio che magari non so, la mangaka di Demon Slayer non è che ha pensato al teatro Kabuki, però ormai quello stilema viene da lì. Quindi sicuramente le influenze sono sempre fitte, a meno che poi non ci siano dei manga che fanno un esplicito riferimento alla storia dell'arte, come Blue Period, per esempio. Vabbè, però lì è proprio uno studente di storia dell'arte che va a vedere le mostre. E poi Questo per per i dire che ci sono manga che parlano veramente di ogni cosa, quindi pure ecco di studenti di storia dell'arte, cioè tu se sei una persona comunque che fa una cosa, giocatrice di basket o persino basket in carrozzina, c'è sempre Real di Takehiko Inoue, cioè qualunque cosa c'è un manga, quindi quello è, e ha dei forti richiami, quello sicuramente. Però ecco, tu dicevi Demon Slayer, Demon Slayer secondo me è l'ennesima dimostrazione del periodo che comunque è cambiato rispetto ai tempi passati, perché una volta quello che era giapponese veniva nascosto. Ora invece gli stessi mangaka
ostentano tutta questa giapponesità, e secondo me sia lato Sì, anime che lato manga, Demon Slayer ne è proprio l'esempio lampante, di darti il fatto che anche un po' lo stereotipo, no, del Giappone, dell'epoca Taisho, di tutte queste cose, delle maschere, cioè. oddio, su questo non lo so, poi magari è che prima forse arrivavano anche meno storie, cioè a parte le storie proprio dei samurai. Magari eravamo anche noi che coglievamo meno queste cose, cioè di sicuro poi il passato dei samurai è sempre presente. Era comunque di I samurai Tatsumoto, sono finiti alla fine del 1800, quindi ci credo. però molto in Occidente veniva anche tagliato tutto ciò che era riferimento giapponese, soprattutto se arrivava, passava poi dall'America, era finita. In America tutto quello che era riferimento giapponese, i Pokémon sono un esempio lampante. E invece ora, fortunatamente, noi vediamo le serie animate totalmente integrali, senza censure. Se non quelle messe proprio dai giapponesi, perché qui non sanno che qualche cosa, tipo giochi di luce o cose del genere, sono fatte perché la programmazione televisiva, perché poi loro si rivendono i Blu-ray con l'edizione integrale, così la gente li compra. Ora noi non abbiamo più, fortunatamente, tutte queste censure e possiamo godere appieno di quello che per noi all'epoca, per esempio, vedevamo nello Spank, si bevevano, si mangiavano il ramen, ma tu in televisione lo vedi adesso, questi si mangiavano il ramen, all'epoca non lo sapevamo, e loro dicevano: "Ah, sto bevendo il tè." Oppure Sì. le famose fettine panate di Ghis Milicia, che era l'economia, cioè cose che comunque ora fortunatamente è stato sdoganato. I giapponesi, certo tipo di intrattenimento giapponese lo sa, e ti butta, cioè, tipo Shinkai, no? Tutto lo stereotipo della bellezza del Giappone è sinceramente proprio simbolo di un'epoca che è passata. Sì, Nico, lo so. Però ecco, appunto, la serie di Adam West di Batman, oggi se lo vede un ragazzo dice sicuramente che è cringe. All'epoca no, però in Sì, realtà io sì. all'epoca non vedevo Batman, io sono molto legato a quella serie, mi fa ridere proprio per questo, però ecco, diciamo Sì, che... diciamo che comunque anche se all'epoca Batman era più, come dire, colorato, di sicuro nella Mature. serie hanno calcato tantissimo su questo aspetto pop. Poi, certo, poi il Cavaliere Oscuro è arrivato dopo, però era proprio voler, come dire, accentuare quei toni colorati un po'... Come dire, sì, di avventura, però anche un po' gag divertenti. Secondo me adesso quel periodo l'abbiamo vissuto, cioè secondo me avevano sbagliato approccio anche nella live action con i manga. Ora pian piano, anche con la collaborazione delle case editrici, perché per esempio con One Piece Shueisha ha partecipato attivamente, Oda sembra che abbia partecipato davvero, perché molte volte dicono l'autore ha partecipato, ma in realtà ci ha messo solo il nome, ciao. Qui c'è stata una partecipazione, l'abbiamo visto. Quindi a maggior ragione secondo me ci sono storie, storie, storie che possono essere... Dallo stesso My Hero Academia. Perché se hanno fatto serie sui supereroi, perché no fare una serie su My Hero Academia, che secondo me è fattibilissima allo stato di oggi. Sì, l'importante è penso che ce lo meritiamo delle cose fatte bene, Senti, perché ce le meritiamo noi se le meritano anche i manga. no, assolutamente. Tu parli anche dell'essere otaku, che questo ancora, anche oggi suscita ancora qualche discussione, no? Sì, sì, appunto. Sempre perché cerchiamo un po' di capire, però sì, se è vero che il manga è tutto intorno a noi, in che senso? Un po' poi come dire, la parabola della considerazione sociale e culturale dell'otaku è un po' parallela anche a quello che in America erano i nerd, che poi con Big Bang Theory sono diventati una cosa figa e di gran moda essere nerd prima invece era una cosa socialmente riprovevole. Sì, è stato interessante un po' riscoprire questa storia anche della parola otaku, che è nato in un che è una parola nata in un contesto di fantascienza, quindi si rivolgeva al pubblico che leggeva romanzi, scusatemi, che leggeva romanzi di fantascienza. Poi è stato un termine che dei giornalisti hanno riutilizzato proprio per indicare delle persone Diciamo che non è una cosa positiva, infatti io non sono mai favorevole a questo termine, l'ho sempre detto. Non mi piace, perché sono un bando, ma appassionato di anime e manga, chiamatevi... però otaku, diciamo, non ha, in Giappone non ha avuto mai una considerazione positiva.
Non è nato come un termine, ma anche perché poi, sempre per contestualizzare, alla fine in Giappone c'è questa cultura del lavoro, della produttività, per cui una persona che è uscita dall'adolescenza e che sta diventando adulta e che ancora passa tanto tempo tra le letture di quando era adolescente, veniva di default percepita come una persona che non pensa al futuro, che non pensa a diventare adulta, che non pensa ad andare a lavorare. Poi, certo, c'è stata anche la relazione con il serial killer di bambine, che venne chiamato così perché a casa sua c'erano dei manga. Poi, però, dai, Quello è dopo. un po' come la storia del cavalcavia di Ken il Guerriero, che diciamo ogni tanto, Esatto. in realtà lì scoprirono solo che c'erano, mi sembra uno era fan di Ken il Guerriero e allora dicono è Ken il Guerriero che ti fa buttare i sassi dal cavalcavia, Sì, però. però quella fu appunto un'associazione fatta con malizia da chi scrisse quell'articolo, perché sono ragazzi normali, certo, che però passano le loro giornate giocando a Kenny il Guerriero. Vabbè, ma che c'entra? Non è che tutti, pure io mi sono vista Kenny il Guerriero, non è Non che. è che tutti quelli che si vedono che è il guerriero, assolutamente. E tu poi fai anche delle considerazioni, dopo tutta questa spiegazione un pochino di che cos'è il manga, dei vari generi, di manga everywhere, arrivi anche alle considerazioni su quello che sarà il futuro, quello che ci chiediamo un po' tutti. Tu comunque ormai fai parte del nostro settore, quindi è sempre interessante sapere le previsioni. Poi chissà che qualcuno di noi ci azzecchi. Sì, allora, boh, le mie previsioni sono, dunque, sicuramente, no, sicuramente mi auguro che arriveranno, infatti poi tante anche mie amiche me l'hanno chiesto, mi auguro che arriveranno presto i cosiddetti silver manga, cioè i manga con protagonisti pensionati. Probabilmente arriveranno Grazie che stai pensando a me. No, anche a me ho detto, secondo me per quando io comincio ad entrare nella È stato il terza età. manga e l'anime dell'Oji-san, quello che è andato su Netflix, che quello era uno zio che si era praticamente, è un isekai su una persona che ha comunque una certa età e poi dopo è ritornato, quello è l'Oji-san, lo zietto, quindi ormai ci Sì, siamo, no? esatto. Quindi semplicemente mi auguro, mi aspetto che comunque, diciamo, vengano tradotti, si continui a tradurre numerosi manga anche di generi, di sfaccettature diverse. Giustamente, non andremo mai in pensione, non potremmo immedesimarci. Beh, E però. ci si può mettere nella fantascienza. Esatto, potrebbero essere fantascienza in effetti. Poi c'è sempre questa questione del manhwa coreano, del fumetto coreano, Oh, del webtoon. io Carruggio, io che quando parlo di webtoon, manga coreano, cioè manga, scusami, manhwa coreano, anche cinese, anche fumetto Sì, anche cinese, cinese, anche e cinese. I dico cinesi che è il sono futuro alla se non anche ricorsa. il presente. Sì, Che ne e allora. pensi? Quella del webtoon, secondo me, almeno per quella che è la mia impressione, è una realtà che, diciamo, contiene tante potenzialità positive. Alla fine è, un formato diverso dal solito ed è un formato comunque comodo perché in effetti. Facciamo tante cose con il cellulare, la possibilità di leggere dei fumetti che sono pensati apposta per lo schermo, secondo me è bellissima. Il lato un po', come dire, particolare potenzialmente, non per forza critico del webtoon, è che comunque, si è sviluppato grazie a realtà editoriali che sono soprattutto dei magnati. Del web, dei servizi web e per molti versi il webtoon ha delle logiche che sono simili ai contenuti dei social. Quindi qui c'è una potenziale criticità perché se è vero che molti contenuti dei social vengono realizzati sull'onda di trend, sull'onda anche della semplificazione di questioni complesse, la potenziale problematica del webtoon è che si mantenga su storie,
debba leggere e basta. cliffhanger sul fatto che comunque devo mantenere attenzione capitolo per capitolo. Sì, che poi attenzione, non è un male, però è un po' brutto se un formato si assesta solo su una tipologia di storia. Però non è un pochino quello che sta succedendo anche ormai da tempo nell'editoria giapponese, dove ormai si dà sempre più retta ai sondaggi. Cioè, per esempio, Shueisha dà molta retta ai sondaggi e ci sono serie un po' segate soltanto perché non piacciono al pubblico che in quel momento sta leggendo quel manga. Beh, però diciamo che i sondaggi un po' ci sono sempre stati. E, come sempre, poi le scelte editoriali, come dire, devono sempre cercare una quadratura tra comunque il fatto che devono vendere e anche la speranza però di innovare in qualche maniera. Di sicuro, se comunque il settore del manga continua a produrre così tanto, ci sarà continuerà a esserci varietà, quindi storie leggere, storie banali, ma anche storie Perché ci molto sono belle. talmente tanti editori che quindi alla fine la scelta c'è sempre, anche sugli Esatto. underdog, diciamo. Per il webtoon questa cosa è ancora un po' incerta, però è comunque un formato che è giovanissimo. Giovani soprattutto perché scrollano queste storie alla velocità della generazione TikTok, diciamo. Sì. Certo, poi se i ritmi di lavoro di chi disegna webtoon sono uguali, se non peggio, di quelli dei mangaka, non lo so, è un po' inquietante questa cosa, ecco. Diciamo che comunque questo si può riportare poi al discorso animazione e tutto. Purtroppo, vabbè, quello è un discorso che se apriamo quella porta veramente è lungo e anche abbastanza brutto da raccontare. Però ecco, ti volevo chiedere, appunto, Webtoon, però anche manga in digitale. Nell'ultimo periodo è uscito, appunto, scusami, la versione online di Jump, che è successo perché comunque è in lingua inglese, lo posso leggere finalmente anche gli occidentali. Quindi gli occidentali possono finalmente sbattersene delle scale illegali e andare direttamente a leggersi il capitolo del manga che gli interessa. Sì. Quale futuro può avere anche questo, soprattutto basandoci sull'editoria italiana? Perché tanti chiedono, banalmente, diciamo, abbiamo Netflix, abbiamo Spotify, abbiamo accesso a contenuti enormi dal punto di vista musicale, contenuti enormi dal punto di vista dell'intrattenimento seriale e cinematografico. Questo non può avvenire anche col fumetto? Allora, sì, sicuramente, secondo me lo scoglio al momento che però magari le generazioni giovanissime bypasseranno tranquillamente, penso che è così, lo scoglio secondo me è un po' la lingua. Cioè, nel senso, per esempio, appunto, i fumetti sul sito Webtoon, i webtoon sul sito Webtoon, si possono leggere gratuitamente, però non Quello. c'è la versione in italiano, quindi magari ci può essere quel tipo di pigrizia, sì, vabbè, però in inglese. Magari anche sulla versione digitale di Jump può esserci all'inizio questo Ma in scoglio. futuro ci potrebbe essere una versione italiana, c'è stato anche un tentativo francese recentemente, quindi un portale che ti fa leggere i manga in italiano, tutti paghi un abbonamento perché molti pensano che possa essere questo il futuro. Ti dirò anche banalmente, non tanto per una questione di risparmio, ma per una questione di spazio, perché i manga non ci entrano più. Questo è un problema perché amo il fumetto. Che è purtroppo il gatto che si morde la coda, perché se tu ami il fumetto ti piace il cartaceo, è inutile dire, perché comunque la bellezza di leggerti il cartaceo, però magari molte cose che in realtà non vorresti collezionare, perché sono manga che leggi per puro divertimento, diciamo online, non sarebbero male. È un po' come succede con il collezionismo di un video oppure del disco, no? Ti tieni le opere che tu ami, però poi dopo per leggere magari sfrutti invece la piattaforma. Sì, ma che poi alla fine anche con i romanzi ci sono alcuni che uno li compra cartacei e altri che Il si compra Kindle. l'ebook. Alla fine sì, sicuramente può essere una soluzione ai problemi di tanti. Non so, penso che forse diciamo lo scoglio banalmente sono sempre i costi di traduzione. Perché appunto se traduci un manga in inglese, a parte che c'è tutto il mercato americano che comunque è popolosissimo, sai che bene o male comunque lo leggeranno un po' da tutto il mondo.
In Italia, cioè tu traduci solo per l'Italia. Già in spagnolo tu traduci anche per il mercato sudamericano. Sudamericano. Già in Francia ci sono poi comunque un sacco di altri paesi francofoni e comunque la Francia è come l'Italia Molto legato al cartaceo. super amante dei manga. E il problema sarà banalmente quello dei costi, quindi su come pagare tutte queste traduzioni, se pagarle, soprattutto, come andrebbe fatto. Speriamo, ecco, questo sempre ci auguriamo che i traduttori, è un lavoro, qui li ospitiamo spesso, è un lavoro molto molto pesante e deve essere assolutamente retribuito. Sì, poi è un lavoro che meriterebbe anche, diciamo, banalmente, anche che il loro nome venga scritto un po' più grande, un po' più leggibile. Noi Insomma, siamo gli unici, come si fa appunto per i romanzi. che mettiamo nelle recensioni il nome del traduttore, perché anche quello è sinonimo di qualità, perché se tu hai un traduttore di cui sei sicuro, a maggior ragione sei invogliato a comprare, perché oggigiorno leggiamo anche cattive traduzioni, non si deve negarlo, più volte o adattamento o comunque lavoro dove non c'è lento. Ultima domanda: parliamo sempre di boom dei manga. Qual è il futuro invece dei manga in Italia? Questo boom ovviamente stiamo già vedendo in fase abbastanza calante, anche se poi possiamo anche parlare se è veramente stato un boom. Del manga in Italia, nel senso dei manga disegnati da italiani o No, proprio. proprio del fumetto giapponese che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo, che è innegabile con il fatto che comunque sia alcuni manga hanno vinto la classifica dei libri più venduti della settimana, in particolare di shonen come possono essere One Piece e Demon Slayer. Abbiamo visto comunque un nuovo interesse da parte di tutte le nuove generazioni al manga, e adesso i manga sono entrati in libreria, come dicevamo, cosa che prima della pandemia ci sembrava una cosa incredibile. Adesso andiamo in certe librerie e sembra di stare a Lucca Comics. Ed è bellissimo. Quanto durerà? Molti se lo chiedono. Durerà tanto? Cosa comporterà? La gente smetterà di leggere manga perché è passata la moda? Ma secondo me, allora, di sicuro, cioè, lo dice la natura stessa del concetto di boom. Il boom è un'esplosione a cui poi segue una fase di normalizzazione. Quindi di sicuro, cioè, a un certo punto ci sarà una normalizzazione. Secondo me, i manga non sono una moda così passeggera, nel senso perché è proprio, un linguaggio diverso con cui il pubblico italiano sta familiarizzando tanto, e una volta che hai familiarizzato con una cosa e ti è piaciuta, non c'è un reale motivo per abbandonarla. Alla fine, anche con i fumetti degli altri paesi è andata così: c'è stato il boom del fumetto argentino. Vabbè, quella era una stagione che poi si è comunque conclusa. Adesso il panorama argentino è cambiato. Magari c'è stato un ulteriore boom dei fumetti dei supereroi con il Marvel Cinematic Universe. Di sicuro, prima che uscissero tutti quei film, comunque la gente, Thor, non sapeva bene chi era. Manco sapevano chi era Iron Man, molti di loro, cioè si conosceva Batman, Superman e appunto Wonder Wonder Woman, quelle Woman, tre, quei quelli che uscivano dai cartoni animati, ma no? tre. Sì, poi un po' Superman Hulk che e conoscevano Occhio di Spider-Man. Falco, per dirti. Sì, un po' Hulk e Spider-Man anche. Sì. Già gli Ma altri, io mi ricordo, beh, quando ero piccola c'era un film americano, non mi ricordo, una commedia dove c'era questa ragazzina che aveva il pupazzetto di Thor, e io mi chiedevo: ma che cos'è quel pupazzo che la sembra il Fabian cappello Fischer, quel film lo di ricordo sempre, lo cito sempre, dove poi a un certo punto esce Thor dall'alto, che in realtà è il meccanico, mi sembra, una cosa Asterix? del genere, Sì, penso che sia Thor. quello lì, E esatto. allora mi dici, ma chi è Thor? Esatto. E quindi, insomma, adesso appunto abbiamo familiarizzato poi con tanti aspetti della cultura giapponese. Adesso i ristoranti giapponesi sono ovunque, ci sono Troppa tante gente cose italiana che in si. Giappone, purtroppo. Quindi, Pieno, pieno, pieno. insomma, magari di sicuro non. Magari i numeri non resteranno questi, però da qui a sparire completamente io non penso proprio. Tower, sì, era un film che parlava di questi ragazzi che scappavano di notte con la babysitter. Io ora non me lo ricordo fondamentalmente il titolo, però mi ricordo come se fosse ieri questa
scena di Thor, perché mi chiesi proprio: ma chi è Thor? Thor non è il dio della divinità Sì, nordica. esatto, pure io. E perché c'è il cappello tipo d'Asterix? Cioè mi ricordavo questa cosa. E poi quando sono diventata grande ho capito, ah, ma quindi Thor era un supereroe che era Sì, ispirato. la stessa cosa mia, c'è esattamente la stessa cosa mia. Vabbè, un È po' come perché quando all'epoca non eravamo alfabetizzati su Thor. tu il cappellino di Benji con la scritta W, io anni dopo capì, ah, perché era il suo nome vero, che era Watabayashi, era il nome con la iniziale, cioè quelle cose che proprio ti illuminano, no? Dici, ma Sì, allora sì. io non avevo capito, perché comunque non lo potevi sapere, quindi sono quelle cose, questa cosa per quel film lì. Allora, Destinazione Manga di Maria Famularo, dove si può trovare? Ma si può trovare in libreria, online, Assolutamente, ovunque. lo trovate ovunque. Se E vi dov'è può l'unico? interessare, se può interessare a qualche genitore. Esatto, i genitori che così cominciano a capire magari anche che cosa hanno, ma anche persone che comunque pensano di saperle le cose, perché ora c'è tutta una nuova generazione che si sta avvicinando a questo mondo e ne vuole parlare. E fanno benissimo. Siamo in un mondo social, tutti si aprono il loro mondo Instagram, il loro canale Twitch e fa. Però per parlarne un pochino bisogna. Cioè, io quando, almeno io ho fatto così, poi non è che dico che lo devo imporre. Quando ho cominciato a parlare di determinate cose, ho piano piano, argomento per argomento, me lo sono andato un attimo a studiare. Perché comunque hai una responsabilità se tu parli a qualcuno delle cose che ti piacciono, quindi non cerca di, uno deve cercare di non dire cavolate. Poi vabbè, venivo da Anime Click, dove qualunque cosa sbagliavi te la facevano pesare 50 volte, fanno molto, molto attento, capito? Perché ho cominciato facendo i sondaggioni, quindi una volta mi sbagliai e mi ricordo Claymore, non so in che cosa, e mi massacrarono. Quindi da allora in poi sono sempre stato molto molto attento, e se tu fai un errore te lo fanno pesare. Quindi questa è stata una severa maestra. E a maggior ragione, non date mai per scontato certe cose, perché io molte cose vedo che si danno troppo per scontato. Per esempio i target non sono una cosa che va a sentimento, questo lo ripeterò sempre. I target derivano dalle riviste dove sono pubblicati manga, e per quanto riguarda appunto la catalogazione dei manga, il target è fondamentale, quindi è una cosa che nasce shonen. Ok, può andare anche sulla rivista Seinen dopo, però questo è un altro discorso. Però se rimane sempre sulla rivista Shonen o Shoujo, rimane Shonen e Shoujo. Non è che perché, che ne so, si innamorano, allora è un Shoujo per forza, capito? Queste sono le classiche cose che purtroppo bisogna sempre spiegare, perché mi ritrovo a discutere con persone, anche adulte, molto adulte, dicendo, Attacco dei Giganti, si mangiano le persone, è una cosa seria, allora è un Seinen, non funziona così. Quindi, al di là di tutto, i target sono fatti per il pubblico giapponese, e ovviamente non significa che sia una cosa, uno shonen non è un prodotto che ti puoi leggere anche a 35 o a 50 anni come me. E appunto per questo però rimangono shonen, perché comunque è il loro target. Ecco perché preferisco i generi. Però Sì, ecco. ma diciamo che poi queste categorie del target, poi ovvio che non è che determinano che per forza quel tipo di lettori, però in effetti possono essere utili per capire tutta una serie di cose, perché in effetti i manga che appartengono allo stesso target possono avere degli elementi comuni, quindi già questa cosa aiuta ad inquadrare Sì, e quindi a raccontare meglio una cosa quando si vuole raccontarla. però purtroppo molti sono legati al fatto che shonen è una cosa per bambini, shoujo è una cosa per donne, allora non va letta. Vabbè, cavolata, già a prescindere. Quindi magari leggetevi la trama, questo che dico sempre, perché magari lo vedete un attimino, leggete le prime 2 o 3 pagine e vi renderete conto che effettivamente certi pregiudizi dovuti alla parolina del target sono abbastanza inutili, come anche un po' tutta la storia del manga, che anche tu fai, no? Anche in Italia, che è una storia. Sono tutte cose interessanti che ci fanno capire come siamo arrivati ad oggi, perché non è che oggi, punto in bianco, esistono i manga esistono da sempre, da almeno un secolo per quanto riguarda il Giappone. Da noi fondamentalmente il grosso e importante periodo l'abbiamo vissuto appunto con l'arrivo dei cartoni animati, e piano piano l'arrivo di tutti gli editori dalla fine degli anni 80, gli anni 90, dove c'è stato veramente il boom e si vendevano milioni di copie. Quindi è tutto abbastanza sintomatico. Dice Albert, la storia del manga in Italia non ricordiamola, non sono sempre pagine belle, quello sicuramente. Sono stati vari momenti di alti e bassi.
Mara, prossimamente, innanzitutto ricordiamo dove ti possono leggere e trovare, a parte sul libro. Allora, io scrivo, diciamo, abitualmente su Fumettologica e diciamo, di tanto in tanto anche sull'inserto Tutto Libri della stampa. Ovviamente Impegno gli scrivere di articoli manga. lì e lì, come? È un grosso impegno quello di scrivere di manga sui giornali, perché se ne parla sempre poco. Sì, è un po' strano perché ovviamente sono due. Diciamo, come dire, due contesti diciamo, dai quali bisogna parlare in un modo diverso, perché ovviamente il pubblico di Fumettologica sa benissimo che cos'è Astro Boy, quello di Tutto Libri non è detto. Ecco. Diciamo che effettivamente chi legge il giornale ha un'età un pochino più, e ovviamente non è formata fumettisticamente parlando, quindi, però è importante anche lì. E la stampa, devo dire, è da tempo che si sta impegnando e ne parla, almeno appunto cerca di parlarne con ragion veduta. E niente, quindi prossimamente penso che ti vedremo anche a Lucca Comics, se ti va, Sì, poi sì, ci sì. vedremo anche là, anzi vienici a trovare, ti dirò dove Sì. siamo, perché noi saremo sempre lì in diretta, tra l'altro. Stiamo Sì. già iniziando a lavorare sia lato Romix che lato Romix, diciamo che abbiamo già tutto concluso. Lato Lucca, siamo nel pieno di tutto il casino, aspettando poi ulteriori annunci. A parte Urasawa, c'è qualche altro autore che ti interessa dal punto di vista fumettistico, anche non per forza giapponese? Allora, se devo essere sincera, non mi sono studiata bene tutto quello che c'è, però di sicuro non vedo l'ora di vedere le mostre che ci saranno. Diciamo che per me le mostre di Lucca sono sempre una grandissima scoperta o riscoperta. Sì, Quindi. peccato, cioè, molta gente neanche sa l'esistenza di queste mostre, che sono veramente quel quid in più che dà Lucca e che merita Sì, magari poi a un po' parte che è di. anche una parentesi di pace nella bolgia generale, quindi anche solo per quello è una buona scusa andarci, però veramente, non so, poi appunto io in genere quando posso frequento mostre anche, insomma, di pittura, e comunque le mostre di Lucca sono sempre. Anni Ah, fa sì, ci fu. una mostra di Linetti sulla storia del manga, quella fu molto molto interessante. Sarebbe da ripetere in un momento del genere. Allora, ragazzi, io vi dico qual è la programmazione della settimana sul canale Twitch prima che la luce mi squagli definitivamente, perché è tornato il caldo. Io sono tornato nella mia location classica qui nel corridoio, però qua si muore di caldo. Speravo fosse un po' rinfrescato. Allora, domani alle 20 ci vediamo con me per lo sfogo. Di cosa parlerò? Poi ve lo farò sapere, ovviamente, se no si perde la sorpresa. Alle 20:30 Anime Talk, quindi tornano Zell e tutti i fan degli anime. Ci sarà da parlare del grandissimo ritorno della notizia di ieri del film di Madoka Magica. Mercoledì c'è Gigio che parla di manga con Manga Click, mentre inizia la nuova rubrica giovedì con Michele Mari, incontro con l'autore, incontreremo pian piano tutti i vari autori che parlano appunto di fumetto, magari più in stile giapponese, quindi non chiamiamolo manga italiano, non chiamiamolo Jap style, chiamiamolo di ispirazione giapponese. Cominciamo con un autore davvero molto molto interessante e anche abbastanza conosciuto, che è Lorenzo Magalotti, e parleremo del fumetto che potete leggere su Takotun e pubblicato da Edizioni BD, che è Quest, di cui parleremo appunto giovedì. Non vi dico nient'altro, se no vi lo spoilerò. Fumetto italiano che appunto bisogna sempre cercare di sostenere, io lo faccio da quando ho iniziato, perché comunque sono ragazzi in gamba, tant'è vero che Giusto, giusto. notizia di oggi anche la mia amica Federica Di Meo tra poco uscirà il suo fumetto su Star Comics, insomma anche Ah, loro bello. stanno avendo il loro giusto merito, che non era così scontato. Mara, in bocca al lupo per il libro, Grazie di io tutto. vi ringrazio, ci rivediamo A presto. prossimamente. Sì, Io ringrazio grazie. tutti quelli che ci hanno seguito. Sì, grazie anche a chi ha fatto dei commenti che ci hanno consentito di arricchire il discorso. Assolutamente. Ciao ragazzi, buona serata. Grazie. Ciao a Ciao, tutti. ciao.